Manfredi Iula, l'NSNC va a fare questa trasferta a Bari contro la formazione padrone di casa, personalmente vince per continuare questo momento molto positivo. Sì, è un obiettivo che ci stiamo abbastanza prefiggendo, comunque sia ne vediamo una striscia abbastanza positiva, cosa che probabilmente nessuno si aspettava. Siamo molto contenti, stiamo continuando a lavorare per mantenere questo target, vedremo di fare bene. L'anno scorso con lo Bari avete pareggiato qui a Palagalli mentre avete perso giù in Puglia. C'è anche bisogno di interrompere questa cosa per diventare un pochino la bestia nera al Bari? Sì, magari potrebbe anche darsi, speriamo che non sia così, ecco. Comunque la squadra sta andando, quindi penso, speriamo bene. Che atmosfera c'è in gruppo? Perché c'è questo campionato che sta andando molto bene per voi, terzi da soli, avete scalfito Roma e Pescara, per cui potete anche volare anche nella zona della classifica. Sembra di sì, sembra che comunque è un gruppo che è di giovani, un gruppo che comunque sia i giovani stanno lavorando bene, un gruppo che li sta aiutando a crescere, loro aiutano noi e noi aiutiamo loro. Dove nascono questi successi? Nascono probabilmente da un gruppo di, diciamo, grandi, che grandi non si possono chiamare perché alla fine il più grande è Romiti, e da un gruppo invece di giovani che ne vengono dalle giovanili, che stanno aiutando tanto, tanto questo rodaggio e questa nuova stagione. Quando eri arrivato a Cieca eri uno dei più piccoli, adesso sei uno dei più grandi, forse ti senti un po' senatore? No, quello mai, io ancora sto nella fascia dei giovani. Ma la prova playoff è stata nominata in uno spogliatoio? Non si sa ancora, vediamo, siamo ancora troppo presto per dirlo.